Siamo venuti con dei giovani proprio per essere vicini alla popolazione, aiutare proprio in quei primi momenti, i primi giorni, proprio a ritrovare quelle persone, proprio nei primi giorni dello scavo collaboravamo insieme ed è stato un momento bello di vicinanza delle chiese, di fratellanza che forse già abbiamo iniziato in quel periodo. Nei giorni bui del terremoto del 1980, Monsignor Marco Arnolfo, 72enne arcivescovo di Vercelli, ricorda immagine della messa solenne per San Guglielmo officiata all'abbazia di Montevergine, quando da giovane prete, allora aveva 27 anni, fu inviato dalla diocesi di Torino insieme ad altri missionari in Irpinia e raggiunsero senza difficoltà Sant'Angelo dei Lombardi, il paese distrutto dal sisma, dove 482 persone persero la vita. Tra le macerie, Don Marco, insieme ad altri volontari, riuscì ad attrezzare una lavanderia d'emergenza per gli sfollati. Il prete rimase nell'area del cratere per 10 giorni, un'esperienza indimenticabile, sottolinea l'arcivescovo, che svela un amarcord legato al calcio. Tra Juventus e Torino, da 44 anni tifo per la squadra dell'Avellino, una fede anche questa nel segno del lupo, quello che accompagna San Guglielmo di Vercelli, patrono dell'Irpinia. Incontrai tanti ragazzi, giovani, che tifavano per l'Avellino. Allora avevo promesso che avrei cominciato anch'io a tifare per l'Avellino. E tifo per l'Avellino? Sì. Complimenti. Tra l'altro San Guglielmo si accompagna al lupo. Quindi... Al lupo, sì, il lupo di Avellino. Quindi tifa per l'Avellino. Sì, perché arrivavo dal Torino, dove c'è sia il Toro che la Juve, quindi fare questo passaggio era importante. E quindi speriamo anche di vederci con il Adesso Torino speriamo, in Serie A. Certo. Speriamo adesso per il cammino dell'Italia, gli europei, che vada avanti. Grazie.